in campo per la quarta partita di questo Lugano Champions Trophy 2018, quarta partita per quanto riguarda il campo B. Naturalmente Krasnodar contro Genk, i belgi del Genk reduci dall'1-1 affrontano il Krasnodar, squadra che vedete inquadrata con la maglia verde, una delle abitue di questo torneo, hanno partecipato sia all'edizione 2016 che all'edizione 2017. Genk reduce del commento dall'1-1, vi dovevo il marcatore del gol, dell'unico gol del Genk nella prima partita, si trattava del numero 19, Achilles Stevens, che abbiamo individuato grazie alla distinta fornitaci dai membri dello staff del Genk, con numeri che non corrispondevano inizialmente a quelli del nostro possesso. Adesso potremo invece dirvi le generalità di ognuno dei giocatori in campo, sia della squadra che dell'altra. Il Genk dunque squadra belga, tratto dalla squadra russa che ha investito molto a livello generale sul calcio negli ultimi anni, presenza fissa anche nelle competizioni professioniste e presenza fissa anche in questo Lugano Champions Trophy. Sarà il Genk a battere il calcio d'inizio, lo batterà il numero 16 Neba Denzel, anzi Denzel Neba meglio, prima il nome poi il cognome. In campo con il numero 11 vediamo anche Jonny La Barbera, poi rivedremo anche tutti gli altri. Krasnodar da sinistra a destra, si parte allora con il Genk che batterà il calcio d'inizio. E si parte, allora il Genk in blu, il Krasnodar in verde. La prima occasione, la prima azione affidata al numero 6, Wilson da Costa, sulla destra. Deve tornare indietro, l'orizzontale, pallone per il numero 5, Jasper Kohlen. Allarga verso l'11, Jonny La Barbera, pallone è un tratto, è calciato in avanti. L'uscita del portiere Bosmans. Colpo di testa, si lotta a centrocampo, recupera il Krasnodar, lo fa con il numero 9 Kuznetsov, Egor Kuznetsov, scarica sul 24 Melnikov, c'è un calcio di punizione per i russi. Egor Melnikov, Inyat Melnikov, subito fallo, sul pallone c'è Pavel Golubkov che ricorderete, capitano di questa squadra, il piccolo campioncino che aveva dato spettacolo in entrambe le edizioni, e lo ritroviamo anche quest'anno con il numero 11 Pavel Golubkov. Vediamo se calcia in porta, così è, però è un tornato la difesa del Genk, poi ancora Golubkov che va a lottare, la rimessa è per il Genk, se ne occupa il numero 5 Jasper Kohlen. È rimessa stavolta per il Krasnodar, non è riuscito a tenere però in campo Neba, numero 24 Ignat Melnikov. Troppo lungo il pallone di Kondrashenko per Kuznetsov. Girone B che sembra un po' più equilibrato, manca una squadra che domini come il Barcellona, ma incertezza ci piace, divertente, da vita a sfide equilibrate, appassionanti. Perde il pallone Kuznetsov, c'è il Genk che prova ad uscire, lo fa con una grande azione personale di Neba, però fermato regolarmente. Ancora il Krasnodar adesso, contrasti molto duri, molto energici portati da entrambe le squadre, c'è un bel clima in campo, combattivo, battagliero. Ancora Neba, sfuggi a destra, fermato, raddoppiato, ancora Neba, Krasnodar dietro si sa far rispettare, e come, e guardate come escono bene e provano ad andare in velocità, il pallone da buono per Kuznetsov, davanti al portiere Kuznetsov, Krasnodar in vantaggio al terzo minuto, il numero 9 Egor Kuznetsov. Un bellissimo contropiede portato dalla formazione russa, un Genk troppo scoperto, ed è il vantaggio allora dei russi, 1-0. E ora il Genk che deve reagire, lo fa con il numero 11 La Barbera, toccato duro
si lotta, si gioca. Verlinden in avanti, toccato la Barbera che zoppica, non ha fischiato fallo l'arbitro, e Krasnodar riparte. Kuznetsov, Krasnodar che ha aperto le marcature, adesso controlla in difesa, niente che va detto, non ha ancora portato pericoli alla porta russa dopo 4 minuti, anzi ancora una volta Kuznetsov sfugge alla guardia dei difensori belgi, ancora Kuznetsov in cespica, poi pallone che rimane sul sinistro numero 14, si trattava di Kuzmenko, la parata in due tempi di Bosmans. Kuzmenko ha avuto sulla sinistra l'occasione del 2-0, non è che passa, ma ancora una volta Krasnodar ha un'organizzazione difensiva in questi primi 5 minuti davvero eccellente, corrono molto, corrono bene soprattutto, sempre vicini al pallone. Sì, Genk con Neba che mette al centro, allontana la difesa del Krasnodar, però che resta lì e la allontanano, anche se non bene, i difensori russi. La conclusione è tentata, niente male, dalla numero 23 Verlinden, farà bene Chernikov il portiere, poi ancora Verlinden, vediamo, parata non così banale, non così scontata per questa categoria, la parata del numero 1 Stepan Chernikov. Sta salendo il Genk, prova a salire di intensità, ma è difficile saltare i giocatori russi, vedete come siano molto aggressivi, molto ben disciplinati. Il sinistro tentato dal numero 18 Denis Kondrashenko, quando può il Krasnodar ci prova da fuori, fa bene, attacca il Genk, sinistro, ancora una bella parata sinistro da parte di Kolen, una bella parata ancora di Chernikov, anzi no, chiedo scusa, si tratta dell'altro portiere, Alexander Lysenko, numero 16, allora cambio nella formazione titolare, Lysenko in campo. Wilson da Costa, gran giocata, ne salta uno, non il secondo, e via, parte la staffetta del Krasnodar con Kuznetsov che questa volta viene stoppato dalla difesa del Genk che riparte a sua volta, pallone buono per il sinistro, gran parata di Lysenko, il sinistro ancora di Wilson da Costa, ancora Lysenko addirittura spettacolare nella presa plastica alla sua destra. I russi che hanno sempre avuto tradizione negli anni 60 e 70 di portieri estremamente essenziali, poi l'occasione per il Krasnodar con il controllo fallito da parte di Kondrashenko che butta via una grande occasione per il 2-0, ma c'è stato l'ultimo tocco del portiere e allora calcio d'angolo per i russi che rimangono in attacco. Destro respinto ancora dalla difesa, il Genk che allontana soltanto però per un attimo, la conclusione tentata da Kuzmenko, allontanano ancora i difensori del Genk, malinteso tra i due, ancora Kuznetsov in mezzo a tre, giocatore che fisicamente sembra averne di più ma il Genk riesce a neutralizzarlo, e poi è decisivo l'intervento di Melnikov sul numero 16 Neba, la partita si mantiene equilibrata. È ben giocata da entrambe le squadre. Ancora Neba per il numero 5 Kolen. Cross respinto e tenuto in campo dalla difesa del Krasnodar che cerca di poi azionare il neo entrato numero 41 Ivan Dikarev. Ha preso il posto, se non andiamo errati, proprio di Kuznetsov al centro dell'attacco.
il destro che è sventato qui dal numero 6 Wilson da Costa. Pallone avanti per Dikarev. Il Genk che riparte. Adesso partita un po' disordinata con Neba. Kolen. Ancora Wilson da Costa, rientra sulla sinistra, calcia in porta. Un muro davanti, come al solito, quello dei giocatori del Krasnodar. Disciplinatissimi a livello difensivo. Ancora Wilson da Costa, commette fallo, punizione per il Krasnodar, che dunque evita, allontana un'altra minaccia. Svantaggio dopo 2 minuti di Kuznetsov e poi dopo 3 minuti di Kuznetsov e poi tanta difesa, ma fatta bene in maniera attenta dalla squadra russa. Bianchi che è riuscito a essere pericoloso soltanto quando un paio di tiri dalla distanza, ben neutralizzati da Lysenko. Poi Dikarev, però ancora da Costa, il più interessante in questo primo tempo del Genk. A sua volta Dikarev si allunga il pallone, c'è un po' di imprecisione nei controlli di palla. Alla fine il Genk riesce a ripartire, ma fa ben poco. E niente, si continua con tante interruzioni, con azioni un po' spezzettate, tanta imprecisione. Il Genk, che l'avevo visto anche contro il Basilea, è squadra intensa dal punto di vista fisico, però insomma nella precisione, nei palleggi e nel fraseggio a volte lascia un po' a desiderare. Il Krasnodar sta facendo valere una miglior organizzazione di squadra. Neba, ancora Wilson da Costa, Wilson da Costa per Kolen, un numero 11 in fuorigioco. Si trattava di La Barbera, che è entrato nella zona di campo in cui vale il fuorigioco. Poi il numero 5 Kolen guadagna rimessa laterale. È lui che va. Wilson da Costa. Verlinden. Sinistro tentato da Wilson da Costa, ancora una volta alto, e si continua con questo continuo tentare da fuori aria per i giocatori del Belgio, del Genk. Segnale anche di un po' di leggerezza in attacco, dove Krasnodar in difesa sta facendo bella figura. Controllo sbagliato da parte del numero 13 Kozik. Si chiude questo primo tempo dunque con un'altra azione del Genk, che però fa molta massa fuori area, ma vedete, poi si limita a questi tentativi che mettono problemi a Lysenko. Ultimi secondi di primo tempo, fischietto tra le mani per l'arbitro. C'è stato un calcio di punizione a favore del Genk, per un calcio, per un fallo commesso in difesa dal Krasnodar. Chiude il Genk in attacco il primo tempo, ma lo fa in maniera un po' troppo superficiale. Deve uscire Brosmans a evitare guai peggiori. Termina qui il primo tempo, che il Krasnodar conduce per 1-0. Il gol segnato al terzo minuto dal numero 9 Egor Kuznetsov. 1-0, a tra poco per il secondo tempo. 1-0. Si ricomincia Krasnodar da destra a sinistra in questo secondo tempo. 1-0, gol di Kuznetsov al terzo minuto. Genk, che non è riuscito a creare grossi problemi al portiere Lysenko, l'ha fatto soltanto da fuori area, e il portiere Lysenko ha fatto buona guardia. Vediamo se la musica sarà diversa in questo secondo tempo, che inizia con l'iniziativa di Brecht Horemans, il numero 10 appena entrato, ancora per Wilson da Costa, che calcia in porta, ancora in due tempi la presa sicura di Alexander Lysenko, portiere
numero 16, che ha dato prova di grande affidabilità, di grande attenzione e senso della posizione nel primo tempo. Non sono doti banali per un portiere di 11 anni. Bravo lui allora nel disimpegnarsi così bene. Numero 21 anche in campo, Mikael Van de Ven per il Genk. C'è anche il numero 14, si tratta di Manu Moksnik, l'avevamo visto anche nella prima partita contro il Basilea. Attenzione alla conclusione, il sinistro deviato da parte di Brecht e poi calcio alto proprio Manu Moksnik. Partito aggressivo il Genk a caccia del pareggio. Krasnodar che ha concentrato la sua produzione offensiva nei primi 5 minuti, creando un paio di problemi oltre al gol di Kuznetsov. Va detto che dalla metà del primo tempo in poi il Genk ha avuto quasi il monopolio, pur non creando grandi occasioni. Qui attenzione però, l'azione è ancora di Moksnik davanti al portiere, è sul fondo il diagonale ancora di Moksnik. Ancora un'occasione per il Genk, partito decisamente forte a caccia del pareggio in questo secondo tempo. Altro errore proprio di Lysenko. Attenzione al numero 19 che va a pareggiare il gol di Achilles Stevens, uno dei pochi errori, forse l'unico, forse il primo della partita di Lysenko. Retropassaggio sbagliato e arriva il pareggio di sinistro del numero 19 del Genk, Achilles Stevens, 10 anni, nato il primo ottobre del 2007. È il suo secondo gol nel torneo, il primo gol su azione della partita del Genk, del torneo del Genk. Unico marcatore fin qui questo numero 19, che si prende già le sue responsabilità anche in fase realizzativa. 1-1 allora, punteggio identico a quello della prima partita per quanto riguarda i belgi. Krasnodar che si è fatto sorprendere all'inizio molto aggressivo del Genk, che alla fine ha trovato un pareggio direi giustissimo per quanto fatto vedere. Ora vediamo se i russi riescono a rimanere, a ritornare sui livelli della prima parte di primo tempo. Mancano circa 9 minuti alla fine del match, ce n'è di tempo per vedere occasioni. Si è visto poco Golubkov, che ritroviamo qui all'altezza del faro laterale a destra, servito adesso dai compagni. Ora Golubkov cerca il passaggio filtrante, chiuso in calcio d'angolo dal numero 23 Ferlinden, e calcio d'angolo per il Krasnodar. Questo campo, ancora il Genk in campo contro il Grasshopper nella prossima partita. Chiuderà Sion Legia Varsavia programma di questa mattinata, poi le classifiche dei gironi e le partite a eliminazione diretta. Prima il tabellone dal quinto all'ottavo posto e poi il tabellone più appassionante, quello per i primi 4 posti. Otto minuti alla fine, 1-1, punteggio in equilibrio. Con il Krasnodar che si infrange però contro il Genk, che adesso sta giocando molto bene anche a livello difensivo e forse meriterebbe in questo momento anche qualcosa di più del pareggio. Si è un po' esaurita la vena dei russi. Adesso peraltro attesi alla terza partita contro il Basilea, 1-1 col Genk, dunque per la proprietà transitiva potrebbe finire il pareggio anche questa partita, ma c'è ancora tempo in questo match. Con il numero 6 Wilson da Costa che mette in movimento il numero 14, si tratta di Manu Moksnik, pallone in mezzo, poi ancora Stevens anticipato in maniera decisiva da Melnikov. Sta soffrendo il Krasnodar, adesso in campo anche il numero 55 Golubkov, va a dare una mano anche dietro Golubkov con Drashenko, caricato in maniera fallosa Mikael Van de Ven, nato il 28 maggio 2007.
Stevens ancora sul fondo, mette al centro, il campo è finito però. La palla viene recuperata dal portiere Lisenko. Allora però perde un altro pallone, piuttosto in difficoltà ancora Stevens! 2-1 la ribaltata del Genk, ancora col suo numero 19, ancora con Achilles Stevens. 2-1, giusto così. Stava giocando solo il Genk da una decina di minuti. Arriva dunque il raddoppio e la rimonta per i belgi. Squadra molto molto essenziale, che sa far male però, l'ho fatto tre volte in questo torneo, tutte e tre le volte con Achilles Stevens. 2-1, adesso il Krasnar che deve darsi una mossa, perché insomma aveva difeso bene il pareggio e anche il vantaggio, ma adesso che è sotto non può più nascondersi. Tiltin in campo con numero 7, Maxim Tiltin, guadagna subito un calcio di punizione affidato al numero 5 Kirill Zitlov, che sistema il pallone, anche lui è entrato da qualche istante, si portano avanti, vediamo che è rientrato anche Kuznetsov, c'è anche naturalmente Golubkov, c'è il numero 10 Grigori Alejnikov e infine il 24 Ignat Melnikov. Zitlov sul pallone, è lui che va, è lui che prova il tiro fuori di un metro alla destra di Bosmans, ma c'è stata deviazione, ora calcio d'angolo. Interrompe il gioco l'arbitro perché ha visto due scorrettezze reciproche tra i difensori e gli attaccanti. Riparte l'angolo. Colpo di testa, era liberissimo, era stato ben pescato dal compagno Kuznetsov, ma messo alto, una grande occasione per pareggiare per il Krasnodar. Niente male come idea, colpo di testa da un metro e mezzo però sopra la traversa, riparte il Genk, lo fa però in maniera troppo precipitosa, adesso deve difendere e lo sa fare bene, va detto, la squadra belga. Wilson da Costa, ancora la giocata di Motznik, poi Van der Ven. Per Krasnar, mancano 4 minuti, pallone ciccato dal numero 10 Oremans, ma il Krasnar non riesce a costruire granché. Kuznetsov recupera il pallone, poi lo affida al numero 24 Melnikov, fermato in fallo laterale, rimessa per il Krasnodar, se ne occupa Zitlov, non ci sono compagni. Materiale terra, trova un buono spunto di Golubov che arriva sul fondo, mette in mezzo, non c'è nessuno, evita guai peggiori Brecht, Oremans e mette in calcio d'angolo. E ora torna a preoccupare l'altezza di Igor Kuznetsov, osservato speciale, fermato però dai difensori. Krasnodar che adesso attacca ancora con Golubkov, campo finto, una palla in mezzo, la deviazione di testa da parte del numero 7 Tiltin, si salva ancora il Genk. Da Costa, finale vibrante di partita, intervento falloso e punizione per il Krasnodar, il fallo di Da Costa che aveva perso il pallone, è intervenuto in maniera troppo rude, troppo energica, peraltro lui ha riportato i danni peggiori. Lisenko va lungo, troppo. Golubkov fermato, esce Lisenko, allontana, allontana bene la zona di Tiltin, pallone che non riesce però a tenere in campo il numero 7 del Krasnodar. Genk tiene rimessa laterale, 2 minuti all'intervallo. L'intervallo, pardon, fine partita. Ancora Van de Ven, fa scorrere un po' il cronometro. C'è un'altra rimessa laterale conquistata dalla squadra russa.
deve però spicciarsi, un minuto e mezzo, pallone sbagliato, lungo troppo per Kuznetsov. E allora Genk con Bosmans che ricomincia. Gran giocata di Oremans, poi altro pallone però nel nulla. Così come il Krasnar che non trae il pallone in avanti, un po' di stanchezza, siamo già alla seconda partita, ce ne sarà un'altra. I giocatori iniziano un po' ad accusare anche il caldo, c'è un bel sole a Campione d'Italia, temperatura gradevolissima. Ma c'è comunque la stanchezza di una... gli impegni ravvicinati, ancora Stevens trova una bella parola per Moxley che gli restituisce, ancora Stevens allarga fuori gioco, lentissimo da parte del numero 21 Van de Ven, 30 secondi per il Krasnar per arrivare al pareggio. La rimessa laterale ancora per il Genk che recupera il pallone, Krasnar che ha creato pochissimo dopo lo svantaggio e merita alla fine il Genk di portare a casa questa vittoria. Mancano 5 secondi più eventuale recupero, non dovrebbe essere particolarmente numeroso. Palla riguarda Golubkov, attenzione alla Krasnar, Golubkov per il pallone al centro, si salva il Genk, non è finita, poi pallone messo male, ancora allontanato dal Genk, non è finita, adesso sì, 2-1 per il Genk che vince una partita molto importante ai fini della sua classifica, sconfitto il Krasnodar che avrà l'ultima partita contro il Basilea per portare a casa una vittoria. È tutto anche per questa quarta partita, a tra poco per Grasshopper Genk.